Parliamo della nuova collezione. L'azienda Tomasi Galanti ha forgiato la collezione Gea, come dice il nome Terra, perché Gea significa appunto Terra, è una collezione a cui ci siamo ispirati all'autenticità, quindi l'autenticità sia dei metodi di lavorazione, sia ai materiali che impieghiamo. Innanzitutto Gea ha una collezione fatta da 6 tipologie di antine più una. Perché 6 più una? Perché 6 sono customizzate sulla nostra collezione. La settima è l'antina liscia, quella che comunque troviamo in diversi altri nostri concorrenti. Le altre 6 lavorazioni che applichiamo nelle nostre antine ci rendono unici. In questo box già vediamo le 6 tipologie. La prima è a gulas, è questa curva interna verso l'anta, dove è possibile averla sia nelle finiture laccate, sia nelle finiture legno. La seconda tipologia è una curva esterna dell'anta, del pannello, e anche questa è possibile averle sia nelle finiture legno, sia nelle finiture laccate. La terza tipologia di lavorazione è il modello Regent, che ha questo scavo regolare, quindi squadrato. Anche questo si può avere in tutte le finiture laccate e in tutte le finiture legno. La quarta, siamo sul modello Kenai, che ha un semicerchio come scavo del pannello, e la particolarità di quest'ultimo modello è che si può avere in tutte le finiture legno, in tutte le finiture laccato, creata con marmo e acciaio. Queste altre 2 lavorazioni sono riferite ai telai che si possono avere. Uno stretto, ed è il modello Nui, uno un po' più grande, che è il modello Malé. Con il secondo box, il box finiture, riusciamo a capire come si possono avere queste lavorazioni oppure le personalizzazioni che possiamo fare alle antine telaio. In questa cassetta trovate sia la mazzetta finiture delle stoffe che possiamo usare nelle sedute di questa collezione, sia le tipologie di cassa. Quest'altro elemento indica la schiena del mobile. Tutti i nostri mobili, sia pensili che colonne e basi, sono fatti con una schiena da 1 centimetro. Ora andiamo nelle varie finiture con cui possiamo giocare nel creare la nostra cucina unica. E abbiamo una selezione di metalli, oltre ai metalli abbiamo i vetri. Questi li possiamo avere sia con il satinato, quindi dove dietro si vede un'ombra, sia trasparente, per tutte e 3 le colorazioni, che ripeto sono fumé, bronzo e trasparente. Dopo i metalli, dopo i vetri, andiamo sui marmi. Noi abbiamo una selezione di 6 marmi a listino, dove qui trovate random 4 tipologie di marmo. Questo è il pietra grey, che si può avere sia lucido che satinato. Poi passiamo ai laccati e ai legni. I laccati abbiamo 3 tesserine che rappresentano le 3 lavorazioni. Tutte le tessere legno e laccato hanno 2 facce, una faccia lucida e una faccia opaca. Per conoscere tutte le varie lavorazioni e le varie finiture che rappresentano queste 2 cassette, abbiamo elaborato un catalogo che non è il solito catalogo fotografico che ci si aspetta da un'azienda di cucine, ma è un catalogo appunto orientato al designer, al progettista, a chi vuole creare cucine dal sapore esclusivo. Nella collezione Gea abbiamo cercato di scegliere le migliori tecnologie sia in termini di software ma anche hardware. Infatti i nostri fornitori di ferramenta sono leader mondiali nella produzione del loro prodotto. E la scelta anche stilistica che è stata fatta sulla collezione Gea è avere 2 tipologie di casse, una antracite, una bianca, e accompagnarli in finiture che si possono facilmente abbinare. Dopo gli elementi costruttivi abbiamo le tipologie di illuminazioni che possiamo avere ai nostri mobili, i top con le varie lavorazioni in testa, le sedute che abbiamo selezionato per la nostra collezione, i tavoli e una serie di domande che rispondono molte volte ai dubbi dei nostri clienti o partner.